Con questo studio abbiamo contribuito a smentire la teoria che associava un ruolo protettivo alla nicotina e al fumo dall'infezione di SARS-CoV-2, dimostrando che la nicotina aumenta l'espressione del recettore ACE2, il recettore utilizzato dal virus per l'internalizzazione cellulare. Inoltre abbiamo dimostrato che la combinazione tra nicotina e SARS-CoV-2 aumenta notevolmente il rilascio di citochine infiammatorie e dunque della risposta infiammatoria, che potrebbe aumentare la gravità dei sintomi. Inoltre abbiamo effettuato un'analisi tramite la microscopia elettronica e abbiamo notato che a livello ultrastrutturale si notavano dei gravi danni nelle cellule trattate con nicotina e SARS-CoV-2, influenzate principalmente dall'attivazione dell'inflammosoma, che attiva le tre principali vie di morte cellulare, l'apoptosi, la necroptosi e la viroptosi.